Visto che siamo in tema, scrivetemi nei commenti qual è il vostro piatto preferito che ordinate ogni volta che andate dal cinese. Ho fame, è sabato sera, Surya è di là in camera e ho voglia di registrare un video in vecchio stile, un po' come quello del sushi che vi è piaciuto tanto. Bene ragazzi, qui è Steffi, bentornati in questo nuovissimo video vlog culinario. Stasera io e Surry ordineremo del cinese ed ho veramente tantissima fame, quindi probabilmente esagereremo. Qua vicino a casa nostra ce n'è uno che fa da asporto veramente molto buono, quindi adesso prendiamo il menu online. Ordiniamo, io vado in camera da Suri che ancora non lo sa, ma presto lo saprà. È molto probabile che stia registrando. Stai registrando? Sto per, che sono riuscito a far partire il gioco. Non ceniamo? Dopo. Dopo? Ok, ceno da solo. Io ho fame, bello. Sono 10 minuti alle 9. Il cinese? Il cinese, letteralmente. Sì, viene qua un cinese in casa e viene a cucinarci. Ma cosa ordini dal cinese? Boh, gli spaghetti di soia, il pollo con gli anacardi piccanti, i voltini primavera, ravioli, un po' di tutto, sì. Vabbè, fai un po' di roba, Tutto per due. non tutto per due, prendi un mix di roba e dividiamo perché fai piatti grossi il tipo. Lo sai, è vero che esagererò e quindi avanzerà Non tanta devi roba. E esagerare. noi domani dobbiamo andare a Lecce. Io mangio poco, altrimenti poi mi viene il rabbiocco e dormo. Cosa che accadrà comunque perché quando finirà di registrare saranno le 10. Può essere. Ecco, vai. La tua scena sarà un mega biscotto della fortuna. E ci penso io. Il caso designerà ciò che dovrai mangiare. Cioè, il caso si chiama Stepney stasera, ma ok, va bene così. Piccolo consiglio spassionato: se non avete tantissimo appetito, ma avete amici come me, non fate ordinare gli amici come me, perché la situazione sfuggirà di controllo. Le recensioni di TripAdvisor per questo ristorante cinese: vario e piccante, piccante e non regalato. C'ha 4.0 di voto e la maggior parte dice molto buono, solo 8% scarso e 5 nella media. Io ci ho già mangiato e fidatevi che è molto buono. Non vi dirò il nome, sennò sembra una pubblicità, però è buono. Se poi i proprietari del ristorante vogliono darci una fornitura a vita di spaghetti di soia, a me va bene. Babbo Natale, per cena stasera vorrei. Iniziamo con un bel elenco puntato per segnare tutte le cose che vogliamo. Spaghetti di soia con gamberetti e verdure. Gamb e verd. Questi sono molto buoni, quindi direi per due, così so magna pure surri. Involtino primavera. Direi per tre. Non so di quanti siano le porzioni, però tre per due fa sei, va bene. Piccante con germogli di soia e cipolle. Volevo scrivere peperoni, ma ci ho ripensato. La cipolla è più potente. Questo extra è pane fritto, direi per tre porzioni. Che gli piglio a Surri? Boh, gamberetti piccanti. A sto punto ti direi per due. Due per raviolo alla griglia. E con cosa concludiamo? Manca la ciliegina sulla torta. Facciamo anatra arrosto, dai. Diciamo che basta così. Forse sì. A posto così, fatto bene. E adesso che abbiamo l'ordine scritto, possiamo telefonare. Numero inserito, chiamiamo. Pronto? Pronto? Ristorante cinese? Sì? Ok, volevo fare un ordine da asporto. Pronto? Sì, dimmi. Volevo fare un ordine e venire a prenderlo. Che cosa vuoi? Due porzioni di spaghetti di soia con gamberetti e verdure. Spaghetti di soia, ok. Tre porzioni di involtino primavera. Quanti sono questi? Tre pezzi, piccolino. Fai due, vai, due per tre. Ok. Pollo piccante con germogli di soia e cipolle. Sì. Due porzioni di gamberetti piccanti con noccioline. Polo, no? No, questo gamberetti. Gamberetti. Due porzioni? Due porzioni di gamberetti piccanti con le noccioline e se ce li puoi mettere anche i peperoni. Ok, poi? Due porzioni di raviolo alla griglia Sì, e tre poi? porzioni di pane fritto. A posto Poi? così, va bene così. C'è anche gli spiedini di anatra? No, spedini di Anatala non ce l'abbiamo. Ok, va bene. Noi c'è Anatala all'osto. Facciamo anatra arrosto, dai. Vabbè, buttaci anche una di quella, vai. Vuoi? Sì, metti anche un'anatra, tanto si mangia Ok, tutto. va bene. E mi sai dire già Adesso quanto è il conto? facciamo Più o dopo. meno Va bene? tempistica? 25 minuti, mezz'ora massimo. Va bene, quindi alle 21:40 io vengo. Va bene, Vai, ok. A grazie. dopo, Ciao ciao. grazie. Ma un ristorante cinese che mi risponde: "Uè, che caspita c'entra?" Molto bene, ora voglio vedere la reazione di Surri perché sono particolarmente curioso. Dimmi. Ordinato, questo è il nostro ordine. Caro babbo cinese.
Pane fritto. No, fa male. È buono. Poi uno l'ho preso anche per Tudor, così quando torna alle 4 di notte. Vabbè, meglio tardi che mai, come si dice? Per due. Una testa. No, zio, troppa roba. Non hai ancora chiamato? Ho già chiamato e mi ha già detto tra 20 minuti tutto pronto, vieni, vieni. Così proprio. Mi ha risposto dicendomi: "Way!" Te lo giuro. L'hai registrato? Sì. Troppo due. Pollo piccante uno. Uno. Gambero piccante, piccante due. Uno a testa. Due ravioli alla griglia. A posto così, fatto bene. Gli hai detto fatto con amore? No, fatto con amore non gliel'ho detto, però era sottinteso. Ah no, cazzo. Però mi ha tentato, ci ho buttato dentro anche un'ala fra arrosto. E te Kensuri versus Chinese. Non è tanto, dai, regista che tra 20 minuti è pronto. E non si può, gli serve solo pieno, non può entrare. Che merda atomica. E stasera vomitiamo, sì! Suri non sa quanto è buono questo posto, lo scoprirà stasera. Mi stanno chiamando e tutto è pronto, andiamo a prenderlo. Ovviamente Suri sta registrando, quindi andrò io. Non vedo l'ora di mangiare, ve lo giuro, ho una fame assurda. Domani si parte alle 6. E teoricamente domani sera riusciamo già a tornare a Milano. Made in internet. Quest'oggi, se esce oggi, chi lo sa. In questi giorni, raga, a Milano ha nevicato tantissimo, ve lo giuro. Però ora è andata via tutta. Fuori si congela. Sì, sì. Ciao a te, buon appetito. Buon lavoro. Ciao. Grazie, ciao. Missione completata. Beh, in realtà non proprio completata del tutto, considerando che ancora non sono arrivato a casa e potrei morire assiderato da un momento all'altro. È arrivato Deliver Epni. Suri sta registrando. Mentre Suri finisce di registrare, allora sistemo qua il salotto, che è un casino assurdo. Ci siamo! Avete visto un mini timelapse? Ora vi faccio vedere tutto quello che abbiamo ordinato. Ho speso 57 euro. Sì. Siamo in due, quindi potenzialmente è una cena fuori, è normale. Spaghetti di soia, ne abbiamo due porzioni, una io, una Surri, che inizia dai gamberetti perché dice, vabbè, è cinese, giustamente mangio un po' quello che mi pare. Involtini, ne ha messi più di quelli che ha detto, voi siete testimoni. Dai. Ravioli, ora poi facciamo il test assaggio di ogni cosa. Vai Surri, inizia tu con l'imbo. Ah, pure agrodolcino, Un po' scarni dentro, eh. Scarno, ma questo è piccante o no? Un po'. Nelle recensioni c'era scritto piccantino, eh. Se mangi il sughetto muori. Vai all'ospedale. Abbiamo, vabbè, altri gamberi. Pane fritto, uno anche per Tudor. Comunque buoni. Pollo qua. La soia ci siamo... Anche questi buoni. Tutto buono. E qui c'è il piatto forte. Questo l'assaggiamo insieme dopo. L'anatra arrosto che mi ha rifilato. No, mi ha rifilato. Mi ha convinto. Assaggiamo sta roba. Dietro c'è il cartellone della live per coprire gli scatoloni che abbiamo. Da dove si parte? Io non so dove mettere le mani. Dove mettere le bacchette? Anche involtino, me lo aspettavo più croccante. Io vorrei farvi vedere Surri che non tocca con le mani il pesce perché poi puzza e si unge. Ora appena mangio il gamberetto lo faccio vedere. Una scena impagabile, unica e rara. Involtino approvato. Questo è il mio piatto preferito per il ristorante. Gli spaghetti di soia, che negli altri posti non mi piacciono, lì mi piacciono un casino. Piacciono anche a te, sono sicuro. Sono tantini però. Mio Dio. Se non ti va, lo mangio domattina prima di partire per Brindisi. Alle 5 e mezza. Non è un problema. Quasi quasi come la mia colazione con la pasta surgelata. Nel van di Dario, io davanti che mangio gli spaghetti così. Sa di cosa hanno bisogno questi spaghetti di soia? Abbiamo due di gamberi? Sì, uno a testa. Manca un po' di soia. Quanto sono buoni gli anacardi. Non so come fare a inquadrare sia me che Suri, quindi mi inventerò una cosa. Guarda, guarda come mangio i gamberetti senza sporcarmi. Aspetta. Perché sporcarsi le mani, una cosa untissima e piccantissima? Tu lo mordi, visto che è già tagliato, succhi la polpa e sei a posto. Questo è solo l'inizio, ora vedete quando piano piano inizia a scarnarlo, che è più divertente. Io e il Bush abbiamo una teoria. Gli spaghetti di soia sono tipo una sfida a tempo. Se te li lasci lì, loro guadagnano volume, no? E diventano sempre più grandi, sempre più potenti. Tipo un boss, tu devi colpirlo subito. Se lo lasci lì, diventa indomabile dopo, te lo dico. Ma tanto non ce la farò comunque a mangiarlo tutto. Bush confermerà, vedrai. Mi aspetto il tuo commento sotto, Bush. Insta stories time. È arrivato il cinese. Stiamo anche registrando il video. Vuoi dire qualcosa? Konnichiwa. E buon appetito. Ma konnichiwa è giapponese. Vabbè, sì. Germogli di soia, gamberetti e verdure tritate. Un raviolo alla griglia in più, un involtino primavera in meno. Oh, chiusura ermetica per mantenere la freschezza. C'è anche un osso. Effettivamente, non stavo per spaccare un dente. Viaggiateci, ci hanno di denti di ferro. Non compratevi un macinino dentro il lavandino, compratevi un asiatico e mastica tutto. Non prendete l'anatra al cinese perché non è tanto... No, questo è aglio. Se io sarei già pieno. È tutta una cosa mentale. Non si smette mai di avere fame.
Ma non è vero. Stay angry, stay animals. Da quant'è che conosco Sasha? 5 anni tra poco. Non ho mai capito se è hangry o hungry. Cos'è di due? Vai. Sono curioso di vedere se lo sai. Io nelle recensioni ve lo scrivo, cioè vi pago il pollo e mi mette l'insalata. Anche la T è muta, l'insalata. Quindi questo metà, quel cazzo lo tagliamo. Mangia. Dopo, caffè con la nostra nuova macchinetta. Sì, l'abbiamo già preso prima. Devi lavorare. Diamo i voti, dai. Voti. Prezzo nella media. Non mi piacciono. Come non ti piacciono? Sono buoni, li riempiamo. Con cosa? Non con un tè. Miele. Miele. Io vado a prendere il miele e ce lo puccio dentro. Tu che hai paura dei ragni? Non ti dà fastidio? Che cazzo c'entra con un ragno questo? Un gamberetto? Io conosco gente che ha paura dei ragni che non vuole toccare neanche i gamberetti. Dimmi cosa ci incastra con un ragno. Hai presente come ha fatto un ragno, no? Anche tu hai un occhio in più. Che schifo. Jackpot. Recensione. Avevo troppi occhi nei miei gamberi. Facciamo dei gamberi nei miei occhi. Facciamo così. Se la scena ti è piaciuta mi offro un viaggio a Dubai. Eccolo. Ecco, lo voglio in slow motion questo. Papà Vegas, perdonami, pormi vita loca. Sul box logo. Yo, yo, è una bottiglia di rum. Prima ti asciughi le mani e te le vai a lavare. Mi stringi la mano? Col cazzo proprio. Il nuovo slogan del mio canale. Col cazzo proprio. Cazzo, vuoi che ti verso io il miele? Ciao a tutti i caciotti, col cazzo proprio. Ci vediamo nel prossimo video col cazzo proprio. Apriremo del pane fritto cinese. Lo riempiremo di miele, ovviamente non esagerare. Vabbè, altro pochino. Ho detto non esageriamo, ma non sono neanche a dieta. Mio Dio, il cibo degli dèi. Non è possibile. Vai, fermo. Magico. Vai, come il genio Massari riempie i suoi pigni. E vai. Tutto dentro. Mi piace a me. C'è più miele che pane. E una bottiglia di rum. Ah. In questo momento mi sento molto Marco Togni. Ho chiesto la cipolla e mi hanno messo l'aglio. La prossima volta ordinate al cinese, ditegli con l'aglio. Così vi mettono la cipolla, secondo me lo scambiano. Sta finendo anche la batteria, cambio la batteria e metto tutto quanto a posto. Mi sono accorto solamente adesso che ci avevano messo 4 paia di bacchette perché pensavano che fossimo in 4 a mangiare. E invece eravamo solamente in 2. È tempo di buttare via tutto quello che c'è in più. Le scatoline vuote, le bucce, i sughini strani, blah. Questo però col cavolo che lo butto via. Pane fritto con miele, spettacularis. Ho appena rischiato di morire trafitto dagli spiedini. Batteria cambiata, ho rimesso a posto tutto quanto, anche pulito il tavolo. Se guardate bene qua ci sono le firme delle cartoline del Made in Internet, che tra l'altro domenica prossima sarà a Napoli. Link per i biglietti ovviamente qua sotto in descrizione. Un saluto al vecchio ricordo della live di 36 ore, veramente bellissimo. Di tutta la cena e di tutto l'ordine è avanzato questo spaghetto di soia, che è il mio preferito e che sinceramente non so se arriverà domattina, perché io devo editare 2 video, fra cui probabilmente uno sarà questo, e farò tardi, quindi molto probabilmente avrò fame. Mentre qua c'è il pane fritto di Tudor, questo glielo lasciamo. Adesso caffè. Abbiamo deciso di prendere la macchinetta perché era veramente un casino tutte le volte con la moca, perché io la lasciavo lì, la sporcavo, cadeva il caffè, si bruciava, così è più semplice, rapido, veloce e indolore. So che Leonardo non approva questa cosa, però ciao di Carlino mio, io ho dovuto fare questo per forza. Siamo pronti! 3, 2, 1. Ah no, aspetta, devo mettere la cialda. Cinematica panoramica del caffè che sgorga. Oh sì. Grazie a sto pulsante qua posso decidere quanto prenderne e quindi farlo meno o più diluito con l'acqua. Direi che così è più che sufficiente. Spegniamolo. Si spegne da sola e il caffè è pronto. C'è anche la cremina come al bar. La scena di cinese ovviamente è finita per ora. Adesso mi metto a editare il video che vedrete questa sera. E considerando che domattina c'è la sveglia veramente presto per il Made in Internet in Puglia, che tra l'altro è in questo momento mentre stai vedendo questo video, io credo tanto che vi saluterò. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato vi ricordo di lasciare un bel mi piace, commentare, condividere, fateci sapere se ne volete altri, magari scriveteci cosa ordinare la prossima volta. Inutile dirvi che a me piacciono tantissimo questi video, perché unisco l'utile al dilettevole, all'appetitevole, perché si magna. Ovviamente non posso farne troppe che devo rispettare la mia dieta. Se ancora non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto con i prossimi giorni, con un prossimo video. Qua da sempre è tutto.
Fossi in voi non andrei via, rimarrei fino in fondo perché chi lo sa, la notte è lunga e la pancia è vuota. Cioè, ora no, tra un po' lo sarà. Per non dimenticare. Sono le 3, sto montando il video, ho appena aperto il progetto e mi è venuta una fame assurda. E come avevo detto, avrei mangiato quello e avanzava. Ho cambiato felpa, mi sono fatto la doccia, quindi probabilmente mi sporcherò. Questa è la clip extra di fine video e vi consiglio sempre di arrivare a fine video perché c'è sempre una clip extra, ricordatevelo. A quest'ora non lo so, è più buono di prima. Spaghetti di soia nel cuore. Se non ci siete ancora andati, andateci. Ricordatevi che nella vita bisogna provare un po' di tutto.